Ciao Diveniste, allora avete visto dalla foto che mi sono arrivati due pacchi di Avon per questa campagna, diciamo, di Natale, perché è quella. E quindi niente, adesso mi accingo a farvi vedere che cosa mi è arrivato e poi preparerò i vari pacchetti. Tante cose sono state prese dalle mie amiche che hanno pensato di fare appunto i loro pensieri di Natale grazie ad Avon. Io ho preso poche cose perché ne avevo già prese la volta scorsa e quindi per fare pensierini e quindi per me ci sono 3-4 cosette, non di più. Cosa volevo dire? Siamo in cucina perché per apparecchiare tutta la tavola con tutta sta roba ho bisogno del tavolo. E niente, sono qui. Volevo farvi vedere il mio rossetto. L'ho già fatto vedere su Instagram stamattina. Oggi pomeriggio me lo sono rimesso. È questo rosa fucsia Sweet Mauve di Wet n Wild che ho preso dalla box di My Beauty Box, l'ultima arrivata. Dunque, cominciamo con i vari pezzi. Subito due cose non disponibili, o meglio, una che vabbè è l'accessorio, quello esfoliante per il naso, e quello è disponibile dopo il 21-12, cioè io non penso che farò ordini dopo il 21-12, quindi arriverà a gennaio. E poi una tazza Oliver Hall, che era quella con il gufo, col gufetto, molto carina. Lì niente, già nel momento in cui ho fatto l'ordine c'era la scritta che era esaurito, non più disponibile, quindi ho avvisato la mia amica della cosa. Per il resto ci sono tanti set, tante creme, tantissime creme, creme mani, e c'è un pezzo che è una piastra Remington, diciamo che il pezzo forte di questo ordine, il pezzo più consistente, che ha preso una mia amica, ve la faccio vedere subito, eccola qua, una piastra Aqualisse Extreme, 86% più rapida, e questa è veramente molto bella. Ceramica di ultima generazione, maggior concentrazione di ceramica per migliore scorrevolezza tra i capelli. Si può utilizzare su capelli bagnati o asciutti, ma pensa. Al display digitale per la temperatura, 10 impostazioni di temperatura dai 140 ai 230. Cioè, mi rimangono poi polvere di capelli. Pronta all'uso in 15 secondi, piastre extra lunghe, sono 110 mm le piastre. Piastra oscillante per una pressione uniforme sui capelli, spegnimento automatico dopo 60 minuti di non utilizzo. Astuccio resistente al calore, cavo girevole, 3 anni di garanzia più un anno extra registrandoti sul sito. Quindi questo è un bellissimo prodotto che costava poco perché costava solamente 45,99 euro. Io non so se voi avete idea dei prezzi che hanno le piastre, quindi questo è veramente un ottimo affare. Bene, poi cominciamo qua. Allora, ecco qui, l'ho aperta, era anche avvolta da questa pellicola, adesso devo poi fare attenzione a richiudere tutto bene perché non voglio problemi. Si presenta così, nera lucida, non voglio mettergli troppe ditate. Ecco qua, questa è la meraviglia di palette, veramente veramente. Ops, caduta la velina, prendiamola subito. Sono un sacco di colori, alcuni matte, la maggior parte shimmer. Veramente belli, molto nude sul bronzo, sul rosa scuro, sul marrone, poi c'è anche un blu, c'è un viola, c'è un lime, cioè sono veramente bellissimi. E non so come farvelo vedere, ecco qua, è meravigliosa. Questa è una palette professionale che nulla ha da invidiare alle altre palette più blasonate. È veramente bella e costava semplicemente 16,99 euro, quindi un prezzo, cioè
ultra low cost e una signora palette. Ora mi spiace che non è mia, quindi non posso swatchare i colori, mi farò dire poi dall'interessata com'è. Poi ho una maschera nera Clear Skin, eccola qua, una maschera nera, quella anti imperfezioni, ce ne sono due, ok, veniva a 3,99 euro. Poi Color Trend, una matita a due punte, viola e black, dovrebbe essere questa, esatto, e questa qua è quella a due punte. Se sentite il rumore di sottofondo, tutto questo tatan, non è nient'altro che pepe a cui ho dato un osso. Sono andata al macellaio, mi sono fatta dare un osso di quelli lì piatti, grossi, e gliel'ho dato, ed è da stamattina che sta trafficando con quest'osso ed è impegnatissimo, come vedete, tron, è lui. Poi c'è un fondotinta che dovrebbe essere questo dell'Avon True Nude, eccolo qua, ed è questo, non ve lo apro, sappiamo tutti come è fatto, è quello cremoso, quello cream to powder, che quindi lo prendete con la spugnetta e in crema, e poi quando lo si stende diventa in polvere, e questo nella tonalità nude, e veniva anche questo 6,99 euro. Poi c'era un'altra matita della Color Trend, sempre a due punte e nelle colorazioni blu e viola, black e viola, eccolo qua, queste venivano 3,99 euro. Poi c'era un eyeliner di MAC, questi qua ve li ho fatti vedere 100.000 volte, per cui non ve lo apro, un deep navy, quindi un blu scuro, che una mia amica mi ha chiesto tutte le matite, quindi sono andata un po' sul Color Trend e un po' su questo di Big Skinny, che secondo me scrivono benissimo, però hanno la cosa dell'essere temperate, che a me dà fastidio, l'unico difetto che trovo, mi piacciono di più quelle retraibili. Poi c'è un pennello per blush, dunque pennello per blush, vediamo se è questo, sì, questo qua lungo, nero, questi sono belli, molto professionali, con il manico, sta bevendo, con il manico opaco, satinato, bello, questo anche 5,99 euro, ricordatevi che i prezzi dei pennelli fuori sono incredibili. Poi c'è una borsa e un portafoglio della serie Midnight, che ve li ho messi qua, borsa e portafoglio, so che non si vede un tubo perché sono chiusi, è nero e ha una tracollina metallica, forse qua si vede un po' meglio, era quello che aveva la tracollina di metallo, questo è il portafoglio e questa è la borsa, molto carina anche a toccarla. Ha un buon tatto, dunque la tracolla veniva 9,99 e altrettanto il portafoglio. Poi c'è una spugnetta make up, eccola qua, guardate che carina, con tutte le tonalità, sembra marmorizzata, fucsia e bianca, questa è per il fondotinta e veniva 5,99 euro. Poi c'è una trousse, dove l'ho messa, eccola qua, Midnight Looks Trousse, e questa, eccola qui, è solo chiusa così, quindi posso richiuderla, guardate che carina che è fatta così, c'è il pompon che tiene la cerniera, e questa è da mettere nella borsetta per metterci mascara, rossetto, mascara, rossetto, una cipria, il profumo da borsetta, guarda che carina che è, e c'è il suo pompon carino, vero luccicosa, color vino, ecco, direi. E questa veniva, dunque vi dico subito, 4,99 euro. La piastra ve l'ho fatta vedere, poi c'erano dei pennelli rainbow, guardate che carini, questi con il manico così ad arcobaleno, sono più corti degli altri, questi sono più, ecco, da mettere nella trousse come prima, questi sono i pennelli normali, questo è leggermente più corto, però carino, fatta così sopra e fatto così,
e il manico è arcobaleno. Questo anche è molto molto carino, ve l'ho detto quanto costa. Rainbow 5,99 euro. La tazza vi ho detto che è esaurito. Poi c'era il set Secret Fantasy in cui c'è il profumo, non so se vedete dietro di me c'è mio, non so se lo vedete, ciao mio. Allora c'era il profumino Secret Fantasy che è carino, anche questo lo conosciamo tutti, ma ve lo apro perché ha un packaging cioè sfizioso con la chiave per i segreti del cuore. Si sente il profumo anche così, buono. Secret Fantasy, c'era un set, dunque, questo e poi cosa c'era di altro? Sempre nel set. Rossetto Ruby, forse, non so, scendi, cioè, per favore, puoi scendere Ciccino, tutto a posto. E poi rossetto Ruby 2 euro, vediamo un po' qual è, eccolo qua, è un rossetto della Color Trend, tonalità sul rosso, quindi perfetto natalizio. Poi ci sono un sacco di sacchetti, avete visto, perché in base a quello che compravate c'era anche il sacchetto regalo associato. Adesso devo andare a vedere a cosa era associato, perché ce n'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacchetti. Devo andare a vedere. Cicciolino, tu non sei qua però. Poi, set burro di cacao. Allora, sì, qui ne hanno presi un casino. Ho 5 set burro di cacao, che sono queste. Sono le creme, queste qua, viso, mani, corpo, il barattolone. Ci sono 5 set in cui c'era questo, poi c'era il burro cacao per le labbra, questo qua, e poi c'era la crema per le mani, quindi 5-5-5. E qui secondo me fate un pensiero per Natale molto molto carino. Anche qui c'è il sacchetto, poi c'era il set Avon Luck per lui, molto bello questo da uomo, c'è il profumo, c'è il deodorante e poi c'è questo che serve sia per doccia schiuma che per capelli, hair and body wash. Questo è molto bello e molto elegante anche nella confezione, questo per fare un pensiero ad un uomo con 15 euro mi sembra che costi, vi togliete il pensiero. Sì, perché veniva il profumo 10,76, il deodorante 3,53 e il detergente corpo 3,39, sono più o meno 16 euro, 17, ecco, diciamo così. Ah, qui c'è anche il sacchetto. Ah, forse basta che guardo questo e mi dice nei vari set qual è il sacchetto che è combinato. Poi c'è un altro set, il set Luminata, in cui c'è lo spray, il profumo spray e la lozione corpo e in più lo spray 10 ml da borsetta, ecco qui il set, la crema, la lozione corpo e il profumo. Questo Luminata è un profumo che sta piacendo moltissimo, molto dolce, so che ha riscosso molto successo. Invece io devo dirvi che il mio profumo, quello Colors, fatto in associazione con Kenzo Takada, mi ha un po' delusa, devo dire, lo dico qua che non c'entra niente, però l'avevo preso, ero molto molto contenta, devo dire che sì, è buono, ma poca tenuta, poca persistenza e non esplode, non so, rimane cupo come profumo, rimane chiuso. Non ha, cioè sembra, ma non è. Cioè, non so se è come quei fidanzati, no? Che all'inizio sembra che è e poi vi rendete conto che no. Ecco, quel profumo mi ha un po' deluso, devo dire. Quindi lo sto utilizzando, ma lo uso, non me lo sento addosso. Io non riesco a capire se sono io che non lo sento o se proprio non lo sentono nemmeno gli altri. Quando indosso i vestiti che mi ero profumata con quel profumo lì, non lo sento più. Per cui, boh, mi ha deluso, veramente. Kenzo, mi hai deluso. Che Kenzo? Allora, andiamo avanti. Allora, Luminata ve l'ho fatto vedere.
Poi c'è un bagnoschiuma orchidea e vaniglia, questo qua, che non l'ho preso io, non mi ricordo più chi l'ha preso. Poi ci sono, ecco qua, un bagnoschiuma cioccolato e arancia, questo lo prende sempre una mia amica, che dice che è buonissimo, io purtroppo non l'ho mai preso, è chiuso, però si sente l'odore della cioccolata. Sa di cioccolato, arancia non lo so, ma qui è chiuso e si sente. Dice che i suoi figli quando finiscono di fare il bagno con questo vanno a cercare Nutella cioccolata da mangiare, perché gli stimola l'appetito e gli fa venire voglia di mangiare. E poi, oltre a questi bagnoschiuma, allora questi venivano 2,45 l'uno ed erano, sono mezzo litro. C'è i pan di zenzero, che non so se li ha presi lei tutti e due, perché uno lo voglio anch'io. Non so se sono tutti e due suoi o se uno è mio. Eccoli qua. Questo anche sa, avete presente i biscotti della Lidl, quelli alla cannella che ci sono adesso per Natale? Ecco, questo da qui non si sente ad esempio. L'ho sentito dal catalogo strofinando e lì si sentiva benissimo. Ok. Quindi anche questi 2,45 euro l'uno. Poi c'erano delle creme mani, questi qua, guardate queste in versione natalizia, che carine che sono, per pelli extra secche con olio di cocco, e queste venivano 1,50 euro l'una. Quindi questa anche per fare il pensiero di Natale è perfetta per la collega, per l'amica, per che ne so io, quando hai da fare proprio solo un pensiero, secondo me va benissimo. Poi c'è una maschera spa, eccola qua, vediamo un po', Greek Seas, no, non è una maschera, scusate, è della Planet Spa, ma è, scusate, ma devo trovare qua, gel idratante levigante per il contorno occhi. Questo è un contorno occhi, io di questa qua mi sono sbagliata perché io avevo la maschera, pensavo fosse la maschera anche questa, invece no, questo è un contorno occhi. Gel ultra idratante e rinfrescante con estratti di alga che leviga la pelle, dona sollievo agli occhi e riduce l'aspetto dei gonfiori. Applicare mattina e sera. Magnifico. Poi c'è un'altra maschera nera. Ma queste qua mi sembrano tutte e due uguali. Comunque, a quella che vi ho fatto vedere prima. Devo poi controllare. Eccola qua. Questa veniva a 2,99 euro. Poi c'era uno smalto. E poi, ah, ecco, questa è della Planet Spa, questa è la maschera, una maschera ai sali del Mar Morto, dico giusto? Sì, del Mar Morto, Masque le Visage, eccola, questa qui. E poi questo che cosa potrebbe essere, della Marc? Eccola qua, un liquid lip, un rossetto liquido, questi qua, colorazione Chic Feelings. Andiamo a vedere questo Chic Feelings, com'è? Ah, bello, è un malva, è tra il rosa antico e il malva, bello, questo è molto bello. Sì, shine, quindi questo è brillante, bene, un bel colore anche invernale, autunnale, sì. E basta, queste sono le cose che ho preso, che hanno preso le altre. Io ho preso poco, come vi ho detto, ho preso cose che mi servivano, e cioè mi serviva una acqua micellare, e ho preso questa, guarda che bel flaconcione, così ne ho per un po', questa è grossa per tutti i tipi di pelle, di Avon l'acqua micellare l'avevo comprata più volte, ma poi dopo, siccome serviva ad altre, l'ho data e non l'ho ancora utilizzata, quindi la proverò e la testerò. Poi, qui c'è un detergente tonico idratante, quello all'aloe, che mi chiede sempre una mia collega, prende sempre quello. Niente, è disponibile dopo il 3 dicembre, a posto.
Poi c'è anche qua avevo preso una crema a mano e un balsamo per le labbra, sempre in edizione natalizia. Poi ho preso invece le maschere quelle in foglio, questo è in dimostrazione. Ce ne sono tre nuove di maschere in foglio monouso, io ne ho prese due su tre. Ho preso questa qua, che è la Radiant Gold, questa qua dovrebbe essere appunto per aumentare la radiosità, la luminosità della pelle. E poi ho preso questa che è rivitalizzante con l'olio di argan del Marocco, Treasure of the Desert. Queste stanno su in posa 15 minuti. E siccome non le avevo ancora prese queste dell'Avon, ero curiosa e le ho volute prendere. Sembrano molto succose, molto piene di liquido a vederle così. Poi vabbè, ho preso dei blocchetti per gli ordini, ho preso dei campioncini di fondotinta, eccoli qua, questi qua, e degli altri campioni per capelli. E questo qua invece è New Essential, questo è il siero da far provare alle mie amiche. E basta, poi mi è arrivato i soliti cataloghi, le solite cose, l'Avon tutto per te, l'Avon per te. Io volevo prendere la caffettiera questa volta perché le tazzine non le ho volute prendere, qui c'è sempre il gatto che cammina sopra i miei prodotti, non ti preoccupare, sopra le maschere. C'è una bella caffettiera. Per noi presentatrici a 10,55 euro, lo dico, non frega niente, però magari se qualche altra presentatrice mi guarda, questa io la vorrei prendere perché mi piace. Le tazzine c'erano l'altra volta, ma mi sembravano care, non so. Poi tazzine da caffè ne ho 300.000. E questa invece da tenere lì come riserva alla caffettiera non mi dispiacerebbe, magari se non va. Fuori c'è verde petrolio, verde Tiffany, bianco avorio, rosso magenta. Devo dire che il petrolio è lì quella che mi piace di più. Vabbè, dopo guarderò. Poi mi è arrivato questo con Avon, nuovi amici, eccetera. Che dire, ve lo dico sempre, se volete provare a diventare anche voi presentatrici, io vi posso nominare e quindi diventate parte del mio team. E poi qua c'è l'outlet riservato a noi presentatrici. Eccolo qua. Quindi, se volete appunto anche voi diventare presentatrici per voi stesse, per comprare dei prodotti per voi con un po' di sconto, oppure se volete intraprendere questa carriera, questa carriera commerciale, siete le benvenute, avete solo da lasciarmi un messaggio. Bene, io adesso devo preparare tutti i sacchetti. Guardare bene a chi devo mettere il sacchetto regalo, preparare tutte le cose, mettere il catalogo, mettere il campione, fare il conto e consegnare. Cioè, proprio un lavoretto da niente, ecco. Per adesso vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Se volete iscrivervi, se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciatemi un like e tante belle cose a tutti. Ciao!